dell'informazione, della dietrologia, della disoccupazione, l'Italia della globalizzazione, della democrazia, troppo debole di costituzione. Se mi tagliano gli spazi alla televisione, trovo un modo alternativo per salvare la nazione da un futuro che va dritto verso l'autodistruzione. Chi vi dà diritto a prendere per il culo le persone? Quante cose che succedono e non si sanno, quante truffe che ci appioppano in un anno. Gli italiani ridono, però almeno riflettono, comincia lo spettacolo e le approfondano. Mi sento parte di questo disegno, di chi mette la sua arte al servizio dell'impegno, di chi applica il suo genio rischiando la denuncia, continua la battaglia, combatte e non rinuncia. Benissimo, io darei la parola al professor De Luca per un saluto, è colui che ci ospita in questo istituto, se vuol venire qui, grazie. Scusa, penso di sé. Allora, io vi porto il saluto del dirigente scolastico che avrebbe voluto essere qui ma non è per altri impegni potuto essere con noi, ma mi piaceva soprattutto portarvi il saluto dei miei studenti, dei nostri studenti, alcuni dei quali stanno in mezzo a voi, i nostri studenti che, prendendo spunto dal sottotitolo del vostro dibattito qui per riportare la politica ai cittadini, qualche giorno prima di Natale, nella fase che da un po' di tempo si chiama dell'autogestione, che è piuttosto nel nostro caso una gestione insieme a noi delle cose, hanno voluto intitolare le loro giornate, prendendo spunto dal dibattito causato da una serie di vicende che hanno interessato la scuola, hanno voluto intitolarlo Esclusione Partecipazione. Uno dei relatori che è venuto qui, il vicepresidente del Consiglio regionale, ha spiegato un'indagine che c'era stata l'anno scorso su i giovani e le istituzioni, i giovani e la politica, e quello che è venuto fuori è che sostanzialmente i giovani si sono distaccati, o molti di loro si sono distaccati dalla politica perché la giudicano una cosa sporca, come si dice comunemente. E ciò che mi è piaciuto nell'ascoltare questi ragazzi è il fatto che siano arrivati alla conclusione che, poiché in politica non ci sono spazi vuoti, forse è una cosa sporca perché quelli puliti ne stanno fuori, che è una verità semplice se vogliamo, ma che ha quell'urgenza che è dei ragazzi, che è dei giovani, è una verità assoluta, è un bisogno assoluto di giustizia, al quale cerchiamo tutti in qualche modo di rispondere, noi che facciamo la scuola, ma anche le persone che siedono qui questa sera e che ringrazio di essere volute venire in una scuola. Questo basti, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie professor De Luca, due cose, una che Giancarlo Caselli è in volo verso Torino, se fa tempo e non ci sono problemi con gli scali, con i ritardi, dovrebbe intervenire. L'altra, vedo delle persone in piedi che sono anche lì in un atrio, qui ci sono dei posti liberi, non è vero che sono prenotati, non sono prenotati da nessuno, quindi ci si può sedere tranquillamente. Io darei la parola adesso a Vittorio Cristiano, che è stato un po' il promotore di questo incontro, spiegaci le ragioni, dici un po' qual è l'intento di questa serata. L'intento di questa serata, appunto, come introduceva il professor De Luca, quella di parlare soprattutto ai giovani, nella speranza che capiscano che la politica non è necessariamente sporca, quella è una priorità. E poi anche parlare del libro di Veltri, perché il libro di Veltri secondo me merita. Di Francesco Paola, mi scusi, perché merita, io l'ho letto e lo consiglio veramente a tutti quanti, perché in questo libro possiamo veramente trovare le ragioni per continuare ad indignarci, nel senso che probabilmente in Italia nessuno più si indigna per le cose, per come vanno le cose, perché ormai è diventato probabilmente normale vedere il marciume che ci circonda, vedere partiti che promettono e che poi il giorno dopo fanno l'indulto, vedere sul programma di un partito che c'è la risoluzione del conflitto di interessi e poi fa una legge che non risolve assolutamente niente, oppure la risoluzione del lavoro precario e poi anche lì. Allora
dobbiamo indignarci, l'unica cosa che può secondo me salvare l'Italia è indignarci, farci capire che queste cose non dobbiamo più sopportarle, assolutamente, perché altrimenti se le sopportiamo abbiamo finito, abbiamo veramente finito. Per il resto niente, io volevo solamente ringraziare di cuore tutti i partecipanti, volevo ringraziare di cuore il dottor Novelli, il dottor Travaglio, Veltri, Di Paola e i rappresentanti dei gruppi che sono il Partito Giovani, il meetup di amici di Beppe Grillo che ci, tra l'altro ci dà un supporto tecnico incredibile perché ci stanno trasmettendo in streaming video, cioè in diretta via internet, il rappresentante di Libera, dell'Associazione Libera, rappresentante del Partito Umanista. Grazie a tutti. Bene, abbiamo preparato un piccolo Mega Chip, è presente qui, siamo tutti felici di ricordarne la presenza con Novelli, certamente, grazie, comunque sarebbe venuto fuori nel corso della sera, ci dimentichiamo sicuramente di Mega Chip che fa tanto per, diciamo, la libertà di informazione, per regole che possano far diventare l'Italia un paese normale anche da questo punto di vista. Io direi, per introdurre il tema del conflitto di interessi, di mandare in onda, se i mezzi potentissimi di Sergio e degli altri amici del Meetup torinese ce lo consentono, questi 2-3 minuti di Piero Fassino che risponde, 5 marzo 2006, Teatro Colosseo. All'avanguardia nei vari settori, questo significa mettere in campo una politica industriale che sostenga questo processo gigantesco di specializzazione. Piero, ma non volete la legge sul conflitto di interessi? Ci arriviamo. Faremo anche quella, ma prima di tutto noi vogliamo garantire la certezza di crescita per i lavoratori, per le famiglie, per gli italiani. Nessuno, e quindi dobbiamo essere chiari su quali sono le priorità di chi vuol governare questo paese, e forse noi dobbiamo dire che è tempo che si stabilisca una gerarchia giusta di quelli che sono i principali temi intorno a cui si scandisce l'agenda politica del paese. E il tema del conflitto di interessi è un tema che va affrontato per restituire a questo paese quel rispetto della legalità che la destra ha messo in discussione in questi anni con le leggi a persona. Non c'è da urlare. 5 anni non l'avete fatto! Berlusconi al governo anche grazie a voi! Va bene. Torniamo alle questioni. Benissimo, si può chiudere qui? C'era poi la minaccia di un addetto al servizio d'ordine che mi invitava gentilmente ad uscire con minacce fisiche, questo fa parte purtroppo di certa cultura dei partiti, sempre un po' gelosi della libertà di pensiero loro e come dire, non molto tolleranti con la libertà di espressione e di critica altrui. Bene, io vorrei introdurre invece dal nostro punto di vista, dal punto di vista di Elio Veltri, di Marco Travaglio, di Diego Novelli, di tutti i nostri ospiti di questa sera, il concetto del conflitto di interessi, cominciando per esempio a definirlo al plurale, cioè i conflitti di interessi anziché il conflitto di interessi, un problema complesso che attiene alla libertà economica dei cittadini italiani. Quindi dobbiamo subito, secondo me, sgomberare il campo da un equivoco e da un pregiudizio coltivato perfino in buona fede da alcuni responsabili della politica di centrosinistra, cioè risolvere il conflitto di interessi non vuol dire mandare Emilio Fede sul satellite, significa ridare un minimo di qualità alla democrazia e alla economia di questo paese. Marco Travaglio, vuoi iniziare tu a dirci un po' il conflitto di interessi, come lo stanno affrontando nel contesto di una riforma più generale della televisione, dell'informazione e della RAI. Grazie. Sì, spero che si senta.
Ma farei un torto al libro se non vi dicessi prima di rispondere alla domanda di Piero Ricca che questo libro non parla soltanto, anzi ne parla in uno dei suoi tanti capitoli, del conflitto di interessi che attiene alla televisione, al pluralismo dell'informazione e a tutto quanto sappiamo, cioè al tema Berlusconi. Nel libro, e penso che ne parleranno gli autori anche altri e quindi io su questo cedo la parola a loro, si parla dei conflitti di interessi che stanno dappertutto, stanno nella politica, stanno nei finanziamenti dei partiti, stanno nella scarsa trasparenza delle regole interne ai partiti, stanno nel fatto che per gli elettorali bisogna chiedere il permesso al Parlamento, cioè a coloro che potrebbero averli fatti e che potrebbero essere stati eletti in virtù di quei brogli e che quindi mai si schioderanno di lì se si scoprisse che hanno fatto i brogli, e che per cacciare un deputato condannato per corruzione e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici bisogna chiedere ancora una volta che a farlo siano lui e i suoi colleghi. E infatti il deputato è ancora lì, non a caso, a 8 mesi dalla sua condanna. Questi sono tutti conflitti di interessi, come i conflitti di interessi che invece con la politica c'entrano meno, o meglio c'entrano nella misura in cui la politica non li ha risolti con una norma generale ed astratta che valga per tutti, e quindi per esempio i conflitti di interessi nel settore farmaceutico, è interessantissimo il capitolo sui farmaci, e avanti di questo passo. Visto che la domanda riguarda invece il conflitto di interessi più famoso in Italia, devo dire nel mondo, perché è molto più famoso nel resto del mondo che non in Italia, parlo un attimo di questo, a partire da quello che è accaduto l'altro ieri, quando la televisione pubblica ha ospitato l'intervista del garante dell'antitrust Antonio Catricalà, il quale ha detto delle cose ai confini della realtà in assoluto, e ai confini della realtà tanto più in quanto lui si chiama garante dell'antitrust. E il garante dell'antitrust ha detto che non si possono limitare con dei tetti gli introiti pubblicitari delle aziende, soprattutto di una, Mediaset. Il tutto detto da un signore che passa o dovrebbe passare la sua vita a stabilire dei tetti invalicabili per tutti i settori merceologici, onde evitare che in uno di questi settori e quindi su uno di questi mercati si vada a concentrare una posizione dominante che viola la concorrenza e rischia di dunque soffocare il nascere o il prosperare di aziende alternative a quella monopolistica. Diciamo è come se il Papa avesse detto che Dio non esiste, il garante dell'antitrust che dice che non bisogna mettere tetti al trust, perché o lo chiamiamo garante del pro-trust e allora è più comprensibile, ma se è antitrust è curioso che si sia espresso in questo modo, oltre naturalmente alla scarsa sensibilità istituzionale di un garante che interviene a gamba tesa contro una legge che non è stata ancora nemmeno discussa in Parlamento. E di cui non si conoscono nemmeno bene ancora i contorni, quindi, ma in ogni caso è interessante quello che è venuto fuori da questo signore, perché è la dimostrazione migliore del fatto che in Italia quello che conta è il fatto compiuto, nel senso che quando uno mette tutti di fronte al fatto compiuto, dice sì, va bene, io faccio così perché mi va, e allora, e poi lo ripete un sacco di volte, e i suoi avversari invece di intervenire quotidianamente a scavare la pietra con le loro gocce, tacciono, parlano d'altro, oppure dicono torniamo alle cose nostre, come ha detto quel povero uomo che avete visto prima, come se il conflitto di interessi non fosse una cosa nostra, anzi una cosa nostra proprio nel vero senso della parola. Bene, alla fine dire delle cose assolutamente normali come quelle che si dicono negli altri paesi da noi diventa difficile, mentre diventa facilissimo dire delle cose anormali o subnormali o paranormali come quelle che ha detto Catricalà. Si tratta semplicemente
semplicemente di vedere come si orienta il dibattito dell'opinione pubblica, come si impongono certi argomenti nell'agenda quotidiana e come si riesce a sensibilizzare coloro che hanno e che fanno opinione. Da questo punto di vista Berlusconi ha stravinto per abbandono degli avversari, nel senso che esiste un solo pensiero in materia televisiva e in materia di pluralismo dell'informazione ed è il suo, nel senso che gli altri non hanno mai espresso un parere alternativo, anzi non hanno mai espresso un parere, hanno semplicemente abbandonato il campo dicendo vabbè, c'è il conflitto di interessi, tanto non si può risolverlo, cerchiamo di costruircene qualcuno un po' più piccolo anche noi e nascondiamolo all'ombra del grande conflitto di interessi, così invece di risolverlo se ne sono creati degli altri. In fondo non è passato molto tempo da quando abbiamo visto il partito di quel signore lì che cercava di farsi una banca. E che cos'è il tentativo di un partito di farsi una banca se non il tentativo di costruirsi un piccolo partito azienda che possa minimamente competere con il grande partito azienda? Non abbiamo il coraggio, perché ci tremano le gambe, di risolvere il problema del partito azienda, facciamo un partitino aziendina. Questo era la lezione del caso Unipol, Banca Nazionale del Lavoro. La cosa incredibile è che tutto questo non viene però proclamato ufficialmente, mentre invece sarebbe giusto avvertire i cittadini di questa evoluzione. In fondo noi veniamo da una campagna elettorale nella quale era stato detto che il conflitto di interessi era una delle prime cose, che tutti i mali dell'Italia derivavano da quello, che le leggi ad personam erano naturalmente una conseguenza del conflitto di interessi, che non è soltanto il premier che ha televisioni, ma è anche il premier che ha processi. Sì, è anche il premier che ha altri tipi di aziende, è anche il premier che ha un fratello che fa i decoder, insomma ci sono tante cose. L'evoluzione strisciante e non dichiarata è appunto che si è deciso che praticamente con il conflitto di interessi, come con la mafia, secondo Lunardi, bisogna convivere e quindi è inutile star lì. Se voi avete visto la faccia del ministro Gentiloni a Ballarò mentre interloquiva da pari a pari col presidente di Mediaset, perché il presidente di Mediaset viene invitato in televisione come se fosse un ministro o qualcosa di più addirittura, e viene chiamato a discutere da pari a pari con i ministri che devono trattare con lui sulle leggi che devono fare per noi, e uno dice ma chi l'ha eletto con Falonieri? Tra l'altro è ineleggibile, perché per dichiarare eleggibile Berlusconi hanno dovuto dichiarare ineleggibile con Falonieri, eppure anche se nessuno l'ha eletto ha un ruolo, è una specie di altare della patria bis, è una sorta di istituzione non codificata ma assolutamente riconosciuta da tutti. Quando si parla di televisione c'è il ministro, sentiamo Confalonieri, no? Perché senza Confalonieri non si fanno le leggi. E in effetti se voi andate a vedere la storia della legislazione in materia di televisione negli ultimi, da quando esistono le televisioni commerciali e quindi da quando esiste un simulacro di mercato nel settore televisivo, mai nella storia italiana è stata approvata dal Parlamento italiano una legge che non avesse il placet di Berlusconi o che non avesse scritto direttamente Berlusconi o qualcuno dei suoi uffici. Questo dura dal 1984, quando tre pretori, di cui uno di Torino, lo ricordiamo, il dottor Casalbore, decisero di far rispettare la legge anche a Berlusconi. Capita ogni tanto che qualcuno dice ma forse anche lui dovrebbe rispettare le leggi, no? Ogni tanto salta su qualcuno con questa bizzarra idea secondo cui anche Berlusconi è soggetto alla legge, e quindi dissero, visto che la sta violando, noi non oscuriamo le sue TV, noi sequestriamo gli impianti che gli consentono di trasmettere illegalmente in interconnessione a livello nazionale gli stessi programmi in contemporanea ovunque, mentre all'epoca bisognava diversificare temporalmente i programmi su scala regionale. Oggi qui a Torino io trasmetto i Puffi e in contemporanea a Milano non possono trasmettere la stessa puntata dei Puffi, devono trasmettere qualcos'altro perché l'effetto diretto era riservato alla RAI. Loro aggiravano la
legge con le cassette trasmesse in contemporanea dalle reti affiliate, i pretori dissero non si può, trasmettete quello che volete ma sfasato. Berlusconi oscurò le sue televisioni con uno schermo bianco e una striscia che diceva le televisioni sono oscurate dai pretori, ma non era vero, era una balla, una delle sue migliori, nel senso che lui poteva trasmettere quel diavolo che voleva, l'importante è che lo trasmettesse in tempi diversi da regione a regione. Maurizio Costanzo intervenne, bucò quello schermo nero con un programma intitolato Vietato Vietare, dove con le lacrime agli occhi lanciava l'allarme democratico perché si privava l'Italia di questo bene supremo, e cioè Dallas e i Puffi in contemporanea su scala nazionale. C'erano alcuni professionisti della lacrima con lui che piangevano all'unisono. Maurizio Costanzo, naturalmente lo sappiamo, stava nella P2 insieme a Silvio Berlusconi, oggi però sta nel governo Prodi perché è consulente del ministro Gentiloni per le nuove tecnologie digitali ed è anche consulente del ministro Rutelli per la politica culturale. Quindi da allora in avanti Berlusconi non ottiene altro che leggi o fatte da lui o fatte per lui, tant'è che Craxi ritornò precipitosamente da una visita a Londra per vergare un decreto che neutralizzava le ordinanze dei pretori, e dato che il decreto non fu convertito in legge perché la Democrazia Cristiana, cioè stiamo parlando di cose quasi inaudite, la Democrazia Cristiana rifiutò, per esempio il ministro delle Poste Gava rifiutò di avallare il decreto di Craxi, cioè noi dobbiamo rimpiangere Gava e che rifiutò di avallare quel decreto. Ci fu una fronda, la Democrazia Cristiana nel voto segreto non bocciò il decreto Craxi, che all'epoca si chiamavano decreti Berlusconi, non perché li faceva Berlusconi, ma perché erano fatti per Berlusconi. In seguito l'autore e il beneficiario divennero la stessa persona, all'epoca non era ancora così, quindi li chiamavano Berlusconi dal nome del beneficiario ma non dal nome dell'autore, che era Craxi, e visto che il primo decreto non era stato convertito in legge, Craxi ne impose un secondo minacciando le elezioni anticipate e il secondo decreto dunque passò. Nel 1990 sapete che fu approvata la cosiddetta legge di riordino del sistema radiotelevisivo, doveva contenere un tetto antitrust anche quella, Catricalà non c'era ancora, quindi si poteva almeno parlarne, e poi il tetto antitrust scomparve, o meglio, fu individuato esattamente nella situazione esistente, l'asticella fu messa esattamente dove sulla statura di Berlusconi, tre reti hai bene, tre reti puoi avere. Questa legge provocò le dimissioni di cinque ministri cristiani, tra i quali Rognoni e Martinazzoli, che furono sostituiti in una notte dal governo, dal Presidente del Consiglio Andreotti, e la legge Mammì passò. Si scoprì poi che il piano delle frequenze era stato fatto da un tizio che dopo averlo fatto era andato a lavorare per Fininvest con un'ampia consulenza, cioè si stabilì praticamente che era roba sospetta, roba che puzzava, come tutto ciò che riguarda Berlusconi puzza. Nel 94 la Corte Costituzionale stabilì che la Mammì era incostituzionale perché è inaudito che un privato possa possedere tutto il mercato della TV commerciale, e quindi generosamente disse deve cedere almeno una rete oppure mandarla su satellite per liberare le frequenze che sul terrestre ovviamente sono limitate. Non è come le edicole dove chiunque ci può andare, la televisione è limitata, c'è un numero di frequenze oltre il quale non si può andare, quindi non è un mercato aperto, è un mercato chiuso. La sentenza della Corte Costituzionale del novembre 94 attende da 13 anni che una qualunque maggioranza comunista, nazista, socialista, democristiana, sinistra radicale, riformisti, volenterosi, quello che volete voi, semplicemente la copi in una legge di tre righe, cioè è in vigore da oggi la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 1994, 13 anni dopo per esempio.
no? Si sono avvicendati tutti i partiti di destra, di centro e di sinistra in questi 13 anni e nessuno ha avuto il coraggio di fare questa semplice operazione, per cui quando l'Ulivo andò al governo nel 96 disse che avrebbero ottemperato, non ottemperarono, nominarono come ministro Maccanico, che aveva come capo di gabinetto Catricalà, e Maccanico che cosa fece? Una legge di riordino del sistema televisivo dicendo ve lo facciamo vedere noi adesso che cosa vi combiniamo. La legge inizialmente era splendida. Dopodiché si arenò in una commissione, la commissione trasporti e telecomunicazioni, presieduta da Petruccioli. Bisogna ricordarseli questi nomi per capire perché sono finiti in certe caselle anziché in certi altri. Il ministro Maccanico, avendo come capo di gabinetto Catricalà, presenta un disegno di legge che stabilisce dei tetti antitrust sulle televisioni, e questo disegno di legge si incaglia nella commissione presieduta da Petruccioli. C'è una manfrina che dura 5 anni dove fanno finta di voler approvare questa legge, c'è il polo che fa ostruzionismo, c'è la sinistra che dice adesso basta con l'ostruzionismo ma poi non dice mai basta per davvero, ci sono alcuni ingenui come Giulietti, Vita, Falomi fanno parte di quelle commissioni che dicono Petruccioli che aspettiamo ad andare in aula con questa legge, stiamo trattando, è la risposta del Petruccioli. Tra una pennichella e l'altra, e dopo 5 anni stava ancora trattando e purtroppo è scaduta la legislatura. Alla fine della legislatura Catricalà è diventato segretario generale della presidenza del Consiglio con Berlusconi, giustamente remunerato di cotanti servigi, mentre Petruccioli è diventato presidente della commissione parlamentare di vigilanza, votato naturalmente dalla maggioranza di Berlusconi. Se vigilava così male in così bene dal loro punto di vista in commissione, figuriamoci come vigilerà bene in vigilanza. Infatti durante i 5 anni delle epurazioni Petruccioli non leverà praticamente mai un pigolio o un vagito. Nel frattempo che cosa succede? Che la Corte Costituzionale dice ma guardate che è dal 94 che vi diciamo che questo non può avere 3 televisioni, fate qualcosa. Vi ricordo che anche la Maccanico, perché fu approvata naturalmente una norma che mentre facevano melina in commissione doveva prorogare continuamente la possibilità per Rete 4 di trasmettere, perché nel 99 era stata bandita una gara per riassegnare le concessioni alle televisioni su scala nazionale, e le concessioni la Rete 4 le aveva perse, mentre al suo posto le aveva vinte Europa 7 di Francesco Di Stefano, quindi bisognava dare a Di Stefano lo strumento necessario per trasmettere su quelle concessioni che aveva vinto per un appalto regolare dallo Stato italiano. Non gliele hanno mai date perché sembrava brutto toglierle a Rete 4, che non aveva più le concessioni ma che continuava a trasmettere, e quindi questa manfrina fatta da Maccanico con il capo di gabinetto Catricalà venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, e quindi Berlusconi, ormai al potere, decise quando gli stava per saltare Rete 4 e andare su satellite di fare la legge Gasparri e il decreto salva Rete 4 dopo che la prima versione della Gasparri fu bocciata da Ciampi, in modo da salvare la roba, e così siamo arrivati all'anno scorso quando abbiamo detto adesso finisce questa cosa. In realtà non è finita, il disegno di legge Gentiloni sul riordino delle televisioni nulla dice sul numero delle reti, dice qualcosa sulla quota pubblicitaria, nel senso che ormai Mediaset controlla il 66% del mercato pubblicitario televisivo, ed è sembrato un po' eccessivo anche a Gentiloni, che peraltro è gentilissimo, e quindi Gentiloni ha deciso che il tetto massimo è il 45%, Mediaset deve scendere dal 66% al 45%. Come si faccia ad aprire a un terzo polo quando il sistema consente il 45 a Mediaset, il 45 alla Rai, e quindi se a casa mia la matematica non è sbagliata manca un 10% che tutti gli altri dovrebbero spartirsi, non si sa, però già questo 45% provoca scandalo e fa piangere moltissimo Berlusconi e Catricalà, che nel frattempo dove è finito? È finito a fare il garante dell'antitrust, perché naturalmente deve coronare la sua carriera al meglio.
In Europa il massimo consentito nei tetti pubblicitari è il 30%, da noi si vuole stabilirne uno che è del 45%, cioè del 50% in più della media europea, e già questo non si può fare ed è scandaloso anche soltanto ventilarlo. Per quanto riguarda l'altro problema del conflitto di interessi, e ho finito, e cioè che fare di chiunque abbia anche soltanto un'azione di un'azienda, tanto più se è un'azienda televisiva giornalistica e quindi sensibile rispetto a un problema di democrazia come quello della costruzione, della conservazione del consenso, della modificazione dell'opinione pubblica. Sapete che prima, quando governava Berlusconi, vigeva la legge Frattini, a quale stabiliva che chi sta al governo può tranquillamente possedere quello che vuole, purché lo dichiari. La mera proprietà non costituisce conflitto di interesse, cioè se uno è solo il mero proprietario della sua azienda non gli si fa niente, insomma sembra brutto, no? Fargli qualcosa, in fondo è solo il mero proprietario, come dice Franzo Grande Steven, fosse il mero fattorino, no? Sarebbe un problema, ma è solo il mero proprietario. Quindi da questa barzelletta stiamo passando ad un'altra che prende nome non più da Frattini ma da Franceschini e da alcuni suoi complici, i quali hanno stabilito che finché uno non va al governo può fare quello che vuole e non è conflitto di interessi. Se uno è all'opposizione e ha, mettiamo, 3 televisioni e 100 giornali, può tranquillamente usarli per tornare al governo. E c'è pure il caso che ci riesca, tra l'altro, perché l'ha già fatto una volta. E quindi loro si stanno impegnando affinché Berlusconi possa utilizzare il suo conflitto di interessi per tornare al governo, dopodiché gli diranno adesso c'è il conflitto di interessi, e lui gli dirà sì, ma adesso governo io e quindi abolisco la vostra legge, no? E voi siete fregati. Oppure potrebbe anche fare una cosa molto più furba, cioè non toccarla la legge che sta facendo il centro-sinistra e dire: benissimo, riconosco di essere in conflitto di interessi e faccio quello che la sinistra ha previsto, cioè prendo le mie azioni e le metto nel blind trust, cioè le affido a un fondo cieco fiduciario che le amministra al posto mio, così io non potrò essere accusato di favorire le mie aziende, le amministra un altro. Verissimo, ma il conflitto di interessi di Berlusconi è biunivoco, non è soltanto un problema di un premier che può agevolare le sue aziende, è anche un problema delle sue televisioni che possono agevolare lui, e lo agevolano. Allora, il primo problema è risolto, ma il secondo non è risolvibile col blind trust, perché Emilio Fede, se le azioni di Berlusconi stanno a casa Berlusconi o stanno nel trust, non gli sposta il problema, continuerà a leccare il culo di Berlusconi in entrambi i casi, nel senso che il fondo è cieco, ma i giornalisti ci vedono benissimo, lo sanno benissimo chi sono i loro padroni dai quali dipendono e dai quali prendono lo stipendio. Quindi il conflitto di interessi semplicemente induce il centro-sinistra ad arrendersi, perché l'unica alternativa possibile, poi nel libro troverete i dettagli, è quella seria di una incompatibilità o di una ineleggibilità o addirittura di una incandidabilità, che peraltro è prevista dalla legge sulle incompatibilità del 1957, promotore Mario Scelba, difficilmente inquadrabile nella sinistra radicale e nell'anti-berlusconismo, visto che nel 57 Berlusconi aveva 21 anni. Questo è un po' il quadro. Naturalmente più aumenteranno le iniziative editoriali o pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica, più sarà facile costruire, diciamo, un linguaggio condiviso, e quindi sarà più difficile che un catricalà possa saltar su tomo tomo cacchio cacchio a dire no, io sono dell'antitrust, non possiamo toccare un trust, perché verrebbe subissato di fischi, e fino a quando catricalà non verrà subissato di fischi vuol dire che dobbiamo lavorare molto. Bene, grazie Marco. Devo dire che ho commesso un piccolo errore di dimenticanza nell'introdurre i relatori, cioè mi sono dimenticato che era consigliabile tenersi sugli 8-10 minuti per un primo giro, poi giustamente Marco mi ha subito punito perché è giusto, parlando per 20 minuti, ma è stato un proemio interessantissimo e necessario. Salto l'altro giro, no, visto che ho già esaurito. Me l'abbiamo fatta anche a me, la facciamo in continuazione ed è divertentissima. No, ma siamo tutti interessati ai tuoi riassunti, perché hai
hai il dono di riportarci alla memoria fatti che si tendono a dimenticare. Ci sarà un foglio, credo che l'amico Filippo lo farà girare, per eventuali vostre domande. Se vi segnate il nome e una domanda in sintesi, poi raccogliamo queste domande e in funzione del tempo che rimane cercheremo di rivolgerle ai nostri ospiti, ai nostri relatori. Ecco, Diego Novelli, lei in questa città ha una storia che parla da sola, di attenzione e di battaglie anche in tema di questione morale. C'è un capitolo del libro di Veltri e di Paola che parla dei conflitti di interesse, dell'opacità, del cumulo di cariche, di una politica ridotta ad affari, ad aiuto nei confronti dei domestici, degli amanti, dei figli, dei parenti, una politica che poco ha a che fare con l'etica pubblica, con la trasparenza, con la partecipazione, con la responsabilità. A cosa si è ridotta oggi la politica dei partiti? Ma prometto che sarò breve e circonciso. Io vorrei partire da una riflessione. Ieri sera in una affollatissima assemblea che si è svolta presso il gruppo Bele, abbiamo presentato come il libro ritrovato l'ultimo libro di Marco Travaglio, ed è stata una serata, come penso sarà questa, molto interessante, molto stimolante e anche molto divertente, devo dire. Questa sera, come ci siamo avviati, suppongo che in buona parte si ripeteranno non gli stessi argomenti, ma si riprodurranno gli stessi stati d'animo. E allora a questo punto posso porre una domanda: che fare? Cioè, dopo la serata di ieri e dopo la serata di oggi non ci rimane che legge il libro di Travaglio e legge il libro di Veltri e Paola e si butta nel Po. E questo è l'aspetto. Ma per attraversare più, un nuovo. Più, no, per rimanerci dentro. Per rimanere, anche perché io non so nuotare. Non è un paradosso, credetemi. Stiamo vivendo, ve lo dice, credo, sono uno dei più anziani ormai, tutto dove mi capita, non me ne voglia Bianca che mi salva, ecco, vedo Bianca tra il pubblico e quindi, ma ci sono pochi anni di differenza fra me e lei, ecco, però la ringrazio di essere presente stasera, così non sono proprio il più anziano, non il più vecchio, ecco, perché vecchi si nasce, anziani si diventa. Poi buon'anima di mia madre diceva in buon piemontese: chi ha del ne anni vei casciopa da giù. Quindi essendo uno dei più anziani sto vivendo, posso dirvi, e avendo iniziato a fare politica giovanissimo, a 14 anni, nel fronte della gioventù, quello vero, quello di Curiel e di Berlinguer, posso dirvi con grande sincerità e anche con profonda amarezza che io sto vivendo una fase della mia ormai lunga vita delle più amare, delle più tristi, delle più angoscianti, proprio perché sono venuti a mancare, abbiamo vissuto dei momenti terribili, pensate agli anni della guerra fredda, agli anni della repressione operaia a Torino, cosa sono stati gli anni 50, il sindacato giallo, i reparti confino, l'OSR, la politica valletiana e tutto quello che volete, però c'erano dei punti di riferimento, Nella stessa democrazia cristiana,
come ha ricordato poc'anzi Marco, tutto sommato c'erano anche dei personaggi, quando oggi andiamo a dire Madonna, ma c'era Gava, oppure hai ricordato un altro nome che non, proprio non era un fior di democratico, ecco, Mario Scelba, ecco. Oggi c'è questo vuoto che provoca smarrimento e il rischio è che ad un certo punto ci si lasci abbandonare, uno dice vabbè ma non ne vale la pena, ho voglia di scendere, ecco io ogni tanto mi capita di ho voglia di scendere, non ho più voglia. E allora cos'è che ti dà una certa carica? Ti dà una certa carica leggendo, riflettendo, pensando su libri come questo di Veltri e Paola, su ormai la sterminata biblioteca di Marco Travaglio che mi ha costretto a comprare un altro scaffale per contenere i suoi libri. Ma mi dà uno stimolo, tutta una serie di iniziative che tutto sommato ci sono e che non, poi non appaiono, che poi non riusciamo a darle voce, non riusciamo a rompere questa crosta, questa specie di copertina, ecco, che avviluppo e purtroppo unifica tutto. C'è una sorta di trasversalismo che è l'aspetto più preoccupante su tutte le questioni. O noi ci riappropriamo di certi valori, di certi principi, e non, a me non piace, ma per una vecchia questione con il mio antico amico, perché eravamo nei movimenti giovanili, pensate 50 anni fa, ecco, come Marco Pannella, io dico che di radicale sono stufo in Italia, sento parlare una sinistra radicale, dico sempre c'è già Marco di radicale ed è già di troppo, vorrei semplicemente una forza coerente. Una forza coerente. Quando sento il mio vecchio conoscente, amico, potrei anche dire con un pizzico di presunzione allievo, perché l'abbiamo allevato noi, Piero Fassino, dire le cose in questo spezzone che gli organizzatori, ti viene veramente al frisun, ecco, alla schiena, ti viene al frisun alla schiena, dice, ma come puoi dire? Come puoi fare un'affermazione di questo? Ma sì, ma lasciamo perdere il conflitto di interessi, tanto non risolve. Ma come non risolve? Il conflitto di interessi è diciamo, è la chiave importante. E non c'è bisogno, amici e compagni, se qualcuno c'è ancora, ecco, penso che non siamo proprio una razza in via di estinzione, semmai raccomando al Museo Lombroso, riservateci una lattina dentro la formalina e ci scrivete sotto tipico compagno degli anni 2000, ecco, metteteci lì, se non altro Marco questo rischio non lo corre, perché lui ha sempre detto che lui compagno non lo è, ma chi come me si ostina ancora a considerarsi tale e non ha cambiato proprio le proprie idee, le proprie convinzioni, o non si è iscritto al PCI per combattere il comunismo, come ha affermato Piero Fassino in un'intervista al magazine del Corriere della Sera, o come ha detto Walter Veltroni, mi sono iscritto al partito di Berlinguer ma non al partito comunista, come se il partito di Berlinguer fosse una cosa diversa, o peggio ancora come il summenzionato Petruccioli che dice per carità io non sono mai stato comunista, io me lo ricordo giovane che sgomitava per entrare nel comitato centrale e nella direzione del partito, ma questo fa parte di un'altra storia. E allora questa coerenza, cioè noi oggi ci troviamo in una situazione paradossale,
non abbiamo bisogno di inventare delle cose nuove. Io alla vigilia delle ultime elezioni ho avuto occasione di incontrare Romano Prodi, al quale sono legato non da amicizia, perché sarebbe presuntuoso, ma da una lunga conoscenza, prima ancora che io fossi sindaco di Torino, e quindi ho una certa confidenza. Quando lui aveva inventato la fabbrica a Bologna, dove si riunivano tutte le teste d'uovo, facevano convegni, gli dissi: ma Romano, ma che bisogno c'è di scrivere un programma? Il programma c'è, è la Costituzione della nostra Repubblica. Allora, tutto quello che è scritto in questo libro, Il governo dei conflitti, tutto, tranne la prefazione, ma lì è una questione personale, quindi lasciamo andare, per carità di patria, non entro nel merito della prefazione, perché ho avuto modo con il prefatore di vivere alcuni anni alla Commissione Prima Affari Costituzionali, e lasciamo andare, e adesso sono già pronti a rifare un'altra bicamerale. E il suo allievo preferito, Stefano Ceccanti, che era un ragazzino quando noi eravamo in Parlamento, era una specie di portaborse, adesso rapidissimamente è diventato docente di prima fascia, e imperversa un giorno sì e l'altro anche per dare, e con il dottor Sottile hanno inventato adesso la convenzione, perché è una bicamerale camuffata, no? Allora io dico: ma che bisogno c'è di inventare delle nuove leggi? Tutto quello che è scritto in questo libro può essere eliminato nello spazio di una mezza stagione politica, trasformando i principi scritti nella nostra Costituzione in leggi dello Stato. Cosa lo impedisce? Non lo so, che cos'è che lo impedisce? E allora, concludendo, io credo che oggi non abbiamo la necessità soltanto di far conoscere la Costituzione. Non ne parlo per interesse di bottega, perché allora potrebbe insorgere il conflitto di interesse, essendo uno dei promotori del Comitato per la Difesa della Costituzione, grazie al quale abbiamo anche sconfitto l'ultimo referendum. Non si tratta soltanto di conoscere la Costituzione. L'altra settimana sono stato ad un'assemblea al liceo Alfieri, un'assemblea affollatissima con circa 300 giovani. La prima domanda che ho fatto: quanti di voi hanno letto la nostra Costituzione? Si sono alzate tre mani, 400 ragazzi presenti, non un insegnante. E allora ho chiesto a questi ragazzi: lunedì, quando riprendete le lezioni, prima di iniziare qualsiasi cosa, imponete al vostro insegnante di qualsiasi materia che prenda la Costituzione e vi legga almeno i primi 11 articoli della Carta Costituzionale. Quindi il primo dovere per combattere le cose che sono scritte su questo libro, per cancellare le vergogne che sono scritte su questo libro, si deve applicare la Costituzione, quindi farla conoscere. Questo è l'impegno che chiedo a voi, che questa sera avete scelto, anziché di andare a fare una passeggiata nella nostra bella Turin, tutta rinnovata, la nostra Turin delle Olimpiadi, capitale dei Grissini, dei Giandoiotti, della Ciculata, delle Notti Bianche, perché ormai siamo tutti presi da questa atmosfera, no? Ecco, da una parte. Dall'altra sembra di vivere nel Bronx, no? Perché se leggete la stampuccia, addirittura il parroco del Duomo, che si fa fotografare davanti al Duomo e dice: siamo in preda al panico, ci aggrediscono gli omosessuali, i drogati, e via via. Cioè, si passa da un punto all'altro. Benissimo, allora l'impegno di voi tutti, se vogliamo non chiudere e rispondere alla domanda che fare mi butto nel Po, e impegnarsi su queste cose, indipendentemente poi dall'appartenenza. Io non demonizzo i partiti, perché senza i partiti non si fa niente, mettiamocelo in testa, partiti
partiti come forma organizzata, parliamoci chiaro, li chiameremo club, li chiameremo associazioni, li chiameremo bocciofile, noi non può da solo rappresentare un movimento di cambiamento, ha bisogno di aggregarsi con altri. Ho concluso, moderatore. Quindi è necessario far conoscere la Costituzione, difenderla, perché gli attacchi sono lì dietro l'angolo. Il dottor Sottile è dal 1980 che cerca di cambiare la Costituzione, ha aperto il fuoco con un'intervista per conto di Bettino Craxi sulla Repubblica nel 1980, è chiaro? Quindi conoscerla, difenderla, ma poi chiedere l'attuazione della Costituzione. E allora in che modo? Perché bisogna passare dalle parole ai fatti, in modo organizzato. Presentiamo delle proposte di legge di iniziativa popolare, bastano 50.000 firme e i presidenti di Camera e Senato hanno l'obbligo costituzionale di iscriverle all'ordine del giorno del Parlamento. E vedremo chi le vuole e chi non le vuole. Ad esempio la riduzione del numero dei parlamentari, che nell'ultima campagna elettorale sul referendum tutti si sbracciavano, fini, dicevano noi vogliamo l'altro uscio, noi vogliamo questo, noi abbiamo addirittura presentato una proposta di legge già nella presente legislatura. Adesso si riparla di riforme istituzionali, ma della riduzione del numero dei parlamentari più nessuno ne parla. E allora organizziamoci. E chiudo con una nota non di ottimismo, perché non sono di carattere un ottimista, ma non sono nemmeno un pessimista, anche se ho un aspetto un po' triste, ma io non sono triste, non sono affatto un uomo triste. C'era solo Pajetta che ogni tanto mi diceva mi sembri il presidente del club del Grisantemo. Ecco, ma non è colpa mia, ecco, ho questo aspetto, non sono così un gaudente, ma però sono uno riflessivo. E allora ho fiducia, soprattutto, e non lo dico per cattazzo e benevolenza nei confronti dei giovani che sono qui presenti, che hanno promosso questa serata. Io che sto facendo una bellissima esperienza a livello di volontariato e di associazionismo con i giovani di ACMOS, di Libera, del gruppo Bele, e la Terra del Fuoco, eccetera, eccetera, c'è una grossa speranza, che la sintetizzo in una parola d'ordine di questi giovani: questo mondo così com'è non ci piace. Ragazzi miei, è mica da poco, eh? Sono stato nei 10 minuti, no? Più o meno, non mi danno molto però. No, anzi, non so il mondo, ma sicuramente questo paese, se ci fossero più Diego Novelli in circolazione, sarebbe più piacevole, sarebbe migliore. Questa è la mia opinione. C'è qualcuno quando vado in giro dice ma le turna sì. Francesco Paola, se non mi sono sbagliato, ma è possibilissimo, nel vostro libro avete voluto ricercare le costanti, gli elementi strutturali, le forme che ritornano delle tante vicende di corruzione a cui assistiamo quotidianamente, senza che queste vicende tremende producano scandalo, se non per qualche ora e se non nella cerchia dei soliti dotati di questo organo morale che è la capacità di indignarsi. Quali sono queste forme che ritornano? Per esempio, te ne propongo una da cui partire: il controllato che è anche il controllore o è suo vicino di banco, un suo famiglio, un suo contiguo, quindi non ci sono controlli in questo paese. Vogliamo partire da qui? Lo devi accendere però. No, si è acceso. Ma intanto parlare dopo Diego Novelli, lo dico senza retorica, è sicuramente un'emozione, no? Così come parlare, ed anche questo è davvero senza retorica, così come parlare a Torino, perché io credo che da città che hanno la tradizione laica e democratica come Torino, che possono nascere e robustirsi e crescere gli anticorpi per una grande riforma della politica, per una
per un riappropriarsi delle forme della politica, per un resistere, ad un respingere queste forme di decadimento della democrazia che sembrano ormai inarrestabili. Io sono più ottimista, lo voglio dire, di Diego Novelli, anche se secondo me è un falso pessimista, perché in realtà vuole suscitare su delle forme dialettiche per suscitare il dibattito. In realtà io credo, anche se le cose che sto per dire sono forse in parte diverse, io credo che ci accomuni una grande speranza, che la speranza che tutti gli uomini razionali che hanno, se posso dire, ispirati, se posso dire, da una laica umiltà devono avere, cioè la speranza di venire a capo di situazioni che sembrano inarrestabili e di darvi soluzioni. E questa speranza che ci spinge, che ci ha spinto a fare questo libro, Il governo dei conflitti. Il governo dei conflitti vuole essere una risposta agli scandali, che parte dal raccontare gli scandali, ma vuole in realtà soltanto prendere spunto dagli scandali per spingere la propria riflessione, per tentare di farlo più oltre. E allora noi ci siamo interrogati sul che fare, il che fare di Fontamara, di noi poveri soggiogati da politiche trasversalmente corrotte, perché alla fine il conflitto di interessi è la sintesi della corruzione della politica. E ci siamo interrogati su perché alla fine le situazioni, sul perché di queste attuali situazioni, sul perché di questo decadimento strutturale progressivo. Alla fine la constatazione da cui siamo partiti è che c'è veramente la necessità di un ricambio culturale, di categorie concettuali nuove, di linguaggi nuovi e diversi. La constatazione da cui siamo partiti è che in situazioni che sono anche molto diverse tra loro, l'informazione, il lavoro precario, la libertà d'impresa, le pari opportunità, i diritti di cittadinanza, la possibilità per chi vuole fare università di poterla fare, la mala sanità, la selezione delle classi politiche, le forme dell'esercizio di governo e parlamentari, fino ad andare anche a questioni nuove e sempre più drammatiche, l'ambiente, l'attizzazione dell'acqua, il controllo delle procedure di voto. Sono situazioni tutte quante apparentemente diverse, dissimili, sembrano delle monadi molto distanti anche tra loro, eppure tutti questi, diciamo, microsistemi sono accomunati da un elemento, da quello che Pietro Ricca, con parola difficile ma pertinente, definiva elemento strutturale. Questo elemento strutturale, questi elementi strutturali sono i conflitti di interesse. Queste situazioni, quindi, apparentemente diverse, hanno questo filo rosso che le collega, che noi constatiamo nell'università, come nella sanità, nella mala gestione della politica, come in ogni altrove, come nelle forme del precariato, come in ogni tipo di situazione. È per questo che certamente io non posso che essere sconcertato, ma credo si tratti probabilmente di inadeguatezza di cultura politica, soprattutto quando sento delle analisi certamente insufficienti come quelle prima di Piero Fassino, che io spero tuttavia acquisti anche in conseguenza di questi dibattiti consapevolezza maggiore di questo elemento e il perno strutturale dei prossimi anni. E allora voglio dire, in questo comincio a differenziarmi appunto da Diego Novelli. C'è stata una grande stagione morale in questo paese, la grande stagione di Enrico Berlinguer, la grande stagione delle questioni morali, la grande stagione in cui dei politici avveduti e di altissimo profilo come Enrico Berlinguer, Diego Novelli e molti altri hanno incitato questo paese a resistere, dando il proprio esempio, affidandosi all'etica, costruendo dei principi che andassero alla fine e si battessero contro questo malaffare dilagante. Io credo, noi crediamo, che questo tipo di approccio e di analisi, visti i tempi attuali, vista la frammentazione attuale, in realtà molto diverse da quelle nelle quali la stessa Costituente è nata,
delle realtà globali in cui cadono le categorie concettuali tradizionali, in cui i linguaggi sono diversi, in cui ci sono delle forme di potere e di dominio che sono molto diverse da quelle di prima, in cui delle organizzazioni transnazionali che sono proprietarie di diritti di proprietà industriale riescono a condizionare le forme di governo, l'esercizio di governo, addirittura attraverso la brevettazione di forme geniche, delle cose più disparate. Ci sono situazioni nuove rispetto alle quali i linguaggi della politica sono inadeguati. Io credo che quello che è avvenuto in questi ultimi anni sia dipeso sì da collusione, ma è dipeso, io credo, proprio dall'inadeguatezza culturale, perché non c'erano punti di riferimento. Io probabilmente è venuto il momento di accompagnare all'indignazione l'elaborazione, una nuova elaborazione politica, che per carità i primi tempi sarà necessariamente imperfetta, parlavo prima di laica umiltà, ma bisogna farla tanto più quanto è più difficile questa elaborazione politica. E allora, appunto, effettuata questa premessa, voglio prendere ancora pochissimo tempo per dare poi la parola soprattutto a voi e a tutti quelli che vorranno intervenire. Alla fine occorre fare veramente questo processo di demistificazione, no? Bisogna dire che il re è nudo dove lo vediamo nudo, dobbiamo andare proprio alla radice delle cose. E allora voglio dire, ecco, noi pensiamo che l'obiettivo veramente principale della nuova politica sia quello di costruire regole nuove e diverse, che si propongano quindi di collegare la soluzione, di individuare la soluzione dei conflitti di interesse come la grande riforma, una grande riforma che sia collegata ovviamente in modo stretto e strutturale al grande tema delle pari opportunità, della libertà economica, della possibilità per ciascuno di poter realizzare le proprie opportunità. Se non si tocca questo argomento, se non si collegano queste vicende, se non si coglie questa stretta interdipendenza che esiste ormai tra democrazia ed economia, il pensiero tradizionale di sinistra rimarrà soccombente nonostante Torino, voglio dire, nonostante la Torino laica e democratica e tutte le resistenze possibili e immaginabili che possiamo suscitare. Quando ci fu per esempio quando ci fu anche il famoso referendum 3 sulla preferenza unica, proprio quello promosso da Segni e Barbera, a cui prima faceva riferimento Diego, ma è possibile che non ci si rese conto allora che in una realtà deregolata, in una arena politica deregolamentata, in cui alla fine praticamente si sostituì ad un vecchio proporzionale un nuovo maggioritario, ma non si accompagnò a quella riforma nessuna riflessione su come limitare le posizioni di dominanza, specie nei settori dell'informazione che già allora erano forti e resistenti, possibile che non ci si rese conto che allora che questa cosa avrebbe quasi scontatamente prodotto quello che poi avvenne. In un'arena politica, se posso dire, deregolamentata, è evidente che chi detiene posizioni di dominanza, specie nei settori di informazione, li esercita fino in fondo, esercita fino in fondo le proprie attività predatorie e diventa potere politico in senso stretto. E questa è la genesi, l'immedesimazione tra appunto oligopoli economici e politica di questi ultimi anni. Allora cos'è questo libro, questo governo dei conflitti? Poi magari nel secondo giro parliamo anche delle risposte possibili. È un tentativo, lo voglio dire, di restituire centralità alla politica. Centralità alla politica dopo anni, troppi e lunghi anni di decadimento e di obsolescenza dei linguaggi, caduti i muri ideologici, e sono i conflitti di interesse che hanno determinato le alleanze politiche, il loro scioglimento, la creazione di partiti. Alla fine, davvero, c'è questa esigenza di modernità, questo laboratorio politico aperto che tutti quanti noi, a partire da questa sala, dobbiamo diventare. Pochissime altre cose, poi su questo tornerò veramente casomai nel secondo giro. A luglio ci fu la proposta di legge Franceschini, quella di cui prima parlava Marco Travaglio.
questo è un libro che vuole essere anche un libro di controinformazione, cioè vuole dare delle consapevolezze, degli strumenti ai giovani che vogliono fare politica, alle persone che vogliono fare impresa, ai giornalisti che vogliono fare giornalismo libero e indipendente, alle persone che vogliono fare università, a chiunque voglia poter avere degli strumenti, diciamo, di consapevolezza per poter reagire e dare delle risposte. C'è questa proposta di legge, no? Io credo che nell'attuale fase siamo al paradosso in cui si trova una sorta, diciamo, di malato che al proprio interno abbia coscienza di avere una malattia grave e debba poter contrastare questa malattia non con cure definitive ma con palliativi, con cure metaboliche, di sopravvivenza. Io lessi un intervento di Marco Travaglio su articolo 21 che aveva aperto un forum sulla legge Franceschini e Marco Travaglio si era permesso di sostenere che no, la Corte Costituzionale non sosteneva assolutamente che così come voleva la sinistra, così come molti interventori di sinistra in quei giorni andavano dicendo, che la Corte Costituzionale non aveva mai detto che l'ineleggibilità di Berlusconi non potesse essere appunto prevista per legge. Lui sostenne questa cosa, venne subito tacciato, venne chiamato Marco Travaglio, scrisse il senatore Passigli, il più grosso, appunto uno dei più grossi esperti in materia di conflitto di interessi del centro-sinistra, Marco Travaglio misconosce la Corte Costituzionale che invece ha affermato esattamente il contrario. Bene, noi abbiamo voluto riportare questi passi delle sentenze della Corte Costituzionale nell'ultimo capitolo di questo libro e io trassi spunto proprio in questo senso per quest'opera necessaria di controinformazione che ci deve essere per dimostrare invece il contrario di quanto proprio questa esigenza di ammodernamento passi proprio attraverso diciamo l'appropriazione da parte di ciascuno di noi di questi concetti. Grazie. Bene, giro la parola a Elio Velti senza neanche la domanda per risparmiare tempo e spero che ci sarà il buon esempio tenendoti sugli 8 minuti, poi sono tante domande e l'intervento dei rappresentanti di vari gruppi. Elio Velti. Sì, vorrei cominciare a rendere giustizia a Berlusconi e a Fassino. A Berlusconi perché pur permanendo il più grande conflitto di interesse al mondo, però si può consolare perché i conflitti di interesse sono migliaia in questo paese e secondo la Banca Mondiale siamo al primo posto per numero e qualità di conflitti di interesse. Dice quali sono? Beh, in un comune assumono due, uno è raccomandato e uno no, perdono, non sono più uguali di fronte alla legge e questo si determina un conflitto di interesse. Nell'università l'ultimo numero dell'Espresso ha detto la mafia dei baroni, nel numero precedente si era occupata del preside della facoltà di medicina dell'Università di Roma, Frati, che ha sistemato tutti i familiari e si è vantato di aver messo in cattedra nei primariati 200 medici, conflitti di interesse a catena. Negli anni 50 l'Espresso si era occupato della famiglia Tesauro di Napoli e aveva inventato la legge del Tesauro perché il capostipite aveva messo in cattedra tutti i parenti. Beh, dopo 40 anni è andata molto peggio, come vedete. E quindi non c'è solo quello di Berlusconi, anche a Fassino voglio rendere giustizia, perché Fassino dice il conflitto di interesse non dà lavoro. In parte è vero, perché però se è vero quello che hanno scritto in un libro Salvi e Villoni intitolati I costi della democrazia, che molto opportunamente avrebbero dovuto intitolare I costi della politica, è vero quello che dice Fassino, la legge sul conflitto di interesse se si fa non dà lavoro ai suoi, cioè ai 400.000 che vivono in Italia di politica, ha perfettamente ragione da questo punto di vista, ma agli altri darà una speranza, cioè quelli che non sono costretti ad andare nelle segreterie dei partiti a pietire, darà una speranza. Nella mia città che è Pavia, 72.000 abitanti, ci sono 12.000 pendolari, tra cui tutti i miei familiari. Bene, chi trova posto nella città?
nel policlinico dove si danno innanzitutto i posti, nel policlinico, in comune, in provincia e in università. In policlinico comandano i vecchi democristiani, sono tutti passati per la galera, in tutti gli enti, ma sono tutti in pista e comandano loro. In comune il centro-sinistra, in giunta ci sono due ex detenuti, in provincia il centro-destra e all'università la P2. Ma se uno vuole trovare posto deve passare attraverso i partiti e attraverso la P2, altrimenti fa il pendolare. Quindi, come vedete, i conflitti di interesse sono diffusissimi. Ieri sera ero in consiglio comunale, appena sono arrivato dalla Calabria sono andato in consiglio comunale, si parlava di un'autostrada che vogliono fare dall'Oltrepò Pavese alla Lomellina. E che cosa ho notato? Che la giunta aveva votato per fare l'autostrada, ma un assessore della giunta, uno dei due ex detenuti, un assessore della giunta che aveva votato per fare l'autostrada è anche amministratore della società di Gavio che vuole fare l'autostrada. Ho detto, primo punto, qui c'è un conflitto di interesse enorme. Mi hanno guardato, dice, ma questo da dove viene? È matto, ma che è il conflitto di interesse? Ma ce lo mangiamo il conflitto di interesse? Niente, io mi ricordo che Michele Serra su Cuore aveva scritto, hanno la faccia come il Q, è la stessa cosa, capite? Catri Calà, che ha sollevato la questione dei tetti che non si possono mettere se no si impedisce la concorrenza, è consigliere di Stato. Se tu fai un ricorso contro una decisione dell'antitrust la deve fare al Consiglio di Stato, enorme conflitto di interesse, ma lo capiscono i nostri parlamentari e i nostri politici? Non mi pare, non si pongono neanche il problema. Questo libro è... perché devo citare la moglie di Fassino? Scusa, ho già citato Fassino, mi pare sufficiente, non voglio citare la moglie di Fassino. Scusate, io... Vabbè, lasciamo perdere, insomma, le cose stanno così. Allora, questo libro fa una proposta, innanzitutto è un libro, primo, che sistema il problema nel mondo e in Italia, perché noi parliamo molto dell'America in questo libro. Secondo, ci sono 5 capitoli monografici, di cui il primo vi invito a leggerlo, perché è quello sull'industria farmaceutica e i farmaci. Tutta la filiera è piena di conflitto di interesse, perché l'industria paga la ricerca scientifica, paga le società medico-scientifiche, paga gli scienziati, paga i medici, paga i propagandisti, paga le associazioni delle famiglie dei malati. E in Italia sta per arrivare un killer, il Ritalin si chiama, per i bambini, sarà somministrato anche ai bambini, ti inventano che sono tutti malati di mente, e paga anche l'autorità di controllo, che è quella che deve decidere se un farmaco è sicuro e può essere immesso sul mercato. Questo è il primo capitolo. Siccome i farmaci li prendiamo tutti, io ho lo scatolino in tasca, leggetevelo, perché in America ci sono 100.000 morti all'anno per assunzione di farmaci e 100.000 con effetti collaterali vengono ricoverati in ospedale. Secondo capitolo, il calcio, non mi soffermo, abbiamo descritto come avvenivano i conflitti di interesse. Un giocatore veniva dal Sud America oppure dall'Africa, voleva giocare, quando arrivava alla dogana il figlio di Moggi, che era il capo della GEA, lo sapeva già, lo convocava, gli pagava magari il pranzo e gli diceva, guarda, se ti faccio ingaggiare devi dare alla GEA tanto. Poi che cosa faceva? Telefonava a papà, Moggi voi lo sapete chi era, e papà telefonava al presidente di una squadra e gli trovava da lavorare, magari. Se quello non ci stava, non giocava. Se una squadra aveva bisogno di soldi, dove andava? Andava alla GEA, trovava la figlia del presidente di Capitalia, di Gesù, la quale telefonava a papà e papà apriva una linea di credito. Questo è il meccanismo dei conflitti di interesse. Terzo capitolo riguarda l'informazione, ne abbiamo già parlato. Quarto capitolo riguarda le finanze. Vi faccio un esempio che vi può capitare tutti i giorni. Voi andate da una banca, dice, c'ho un piccolo gruzzoletto risparmiato, di questi tempi anche difficili,
vorrei comprare dei titoli che non siano spazzatura, e il funzionario della banca, anziché indicarvi una società quotata in borsa i cui titoli sono sicuri e rendono, vi indica i titoli o di una società collegata alla banca che ha titoli spazzatura o della stessa banca che sono titoli spazzatura. E voi perdete i vostri risparmi. Questo è un enorme conflitto di interesse. Sapete che in America, quando i dirigenti e i funzionari di una grandissima banca di affari, la Merrill Lynch, si scrivevano tra di loro e dicevano: ah, li abbiamo presi per il sedere questi qui perché gli abbiamo consigliato titoli spazzatura da comprare, una di queste mail è arrivata nelle mani di un collaboratore del procuratore di New York che si chiama Spitzer, il quale ha arrestato tutti i capi delle multinazionali e adesso è governatore eletto di New York. Bene, Spitzer ha pubblicato le mail e li ha messi con le spalle al muro. La Merrill Lynch ha dovuto pagare miliardi di dollari. In Italia non è successo niente, la famiglia Tanzi è al posto suo, è a casa sua, con l'indulto ha risolto tutti i problemi, però ha scavato 17 miliardi di buco di bilancio. I partiti, beh, i partiti, qui pubblichiamo i bilanci dei partiti del 2004 e del 2005, sono falsi. Ora io dico, vogliamo finanziare la politica, finanziamola pure, però io credo che dobbiamo pretendere che i bilanci siano trasparenti e che quindi, a proposito di leggi di iniziativa popolare, la prima, se lo facciamo e troviamo le forze per farlo, deve essere quella sulla responsabilità giuridica dei partiti, perché i partiti sono associazioni private che decidono tutta la vita pubblica e sono deresponsabilizzate. Responsabilità giuridica vuol dire che qualcuno, un'autorità esterna, terza, ci deve vedere dentro e deve poter controllare gli statuti, la selezione delle candidature, il rispetto delle minoranze, la trasparenza dei finanziamenti e anche che i bilanci siano partecipati e siano sottoscritti da una società di certificazione dei bilanci. Guardate che non me la sono inventata io, c'è stato un dibattito dalla Costituente e poi non se ne fece niente, e questo è un modo per restituire dignità alla politica. Noi, e concludo, abbiamo proposto alla fine di introdurre il conflitto di interesse nell'articolo 3 della Costituzione per due ragioni. Prima, perché l'articolo 3 è il fondamento di questa Costituzione e prevede l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Vi ho già dimostrato prima che nelle assunzioni e in tutto il resto non c'è uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E secondo, perché non ci può essere nel mercato, e noi siamo in un'economia di mercato, corretta concorrenza se ci sono conflitti di interesse. Quindi i conflitti di interesse azzerano l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed eliminano la concorrenza in un'economia di mercato, e quindi il mercato diventa padronaggio di cartelli, di multinazionali, le quali operano trasversalmente in tutto il mondo e anche in Italia. Ecco perché vi consiglio di leggere il libro. Della dietrologia, della disoccupazione, l'Italia della globalizzazione, della democrazia, troppo debole di costituzione, se in Italia non gli spazia la televisione, trovo un modo alternativo per salvare la nazione da un futuro che...